minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal chiostro. Oggi qui per raccontarvi una testimonianza che è arrivato a questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, dove voi tutti raccontate le vostre storie, i vostri racconti. E oggi ci troviamo qui anche per raccontarvi la storia di Donatella, che si è aggrappata a Padre Pio. Lei ci racconta che è un medico e una dottoressa in pensione. Lei viveva una vita coniugale impregnata di violenza morale, un tipo di violenza che oggi è definita un termine specifico inglese, gaslighting, cui, dice, non mi sottraevo proprio per la fedeltà alle mie promesse matrimoniali, proprio per evitare che i miei figli si trovassero dinanzi alla separazione dei genitori. Pregavo costantemente che il Signore mi desse quella forza di andare avanti, e in effetti riuscivo ad andare avanti, ma con molta difficoltà, appoggiandomi ad alcuni capisaldi della mia vita. Ma quale devastazione della mia serenità! Un giorno accadde un episodio molto grave, più grave degli altri, e la mia preghiera improvvisamente cambiò. Ricordo che uscii di casa piangendo per andare a fare una visita medica urgente e gridai al Signore: basta, non ce la faccio più. In quel momento inspiegabilmente percepii, racconta Donatella, che qualcuno mi aveva ascoltato, una sensazione difficile da spiegare, ma a posteriori dico che davvero il mio grido raggiunse il cielo. Da quel momento accaddero delle cose che inchiodarono mio marito alle sue responsabilità, specie quella violenza morale che ricadeva sui nostri figli, sconvolgeva particolarmente il più piccolo dei due, che cominciò ad accusare dei sintomi riferibili proprio ad un disagio psicologico, per questo padre imprevedibile. In quei giorni andai anche a fare una visita odontoiatrica al policlinico, perché accusavo anche un fastidio alle gengive, ne ero preoccupata. E allora, prima di entrare nell'istituto, mi fermò una persona che, dietro un'offerta, mi regalarono un libro sulla vita e le opere di Padre Pio. Era marzo 1998, presi il libro, racconta Donatella, ma ero convinta di non leggerlo mai, perché Padre Pio mi faceva paura, racconta. Infatti a suo tempo aveva cacciato mia madre dal confessionale, prima che io nascessi, e lei, quando ero bambina, lo raccontava sempre con spavento. Povera mamma, racconta Donatella. Nessuno le aveva spiegato che forse sarebbe stato il caso di ritornare da Padre Pio, magari con un maggiore pentimento, lasciando da parte l'orgoglio. Comunque, salendo le scale dell'ospedale, guardando la copertina di questo libro e vedendo l'immagine di Padre Pio, disse: beh, aiutami tu. Al ritorno della visita che avevo fatto, di cui ero molto preoccupata, non avevo nulla di grave. E allora gli dissi, riguardando questa immagine, tornando a casa, dissi: beh, grazie Padre Pio. 1° maggio 1998, mi ricordo allora di quel libro, decido di leggere il libro della vita di Padre Pio. Donatella non ci racconta quale libro ha letto, però dice: uno di questi pomeriggi, mentre leggevo questo libro, fu investita da un profumo di viole, di rose. Pensai ovviamente ad una suggestione per via del libro che stavo leggendo, cercai di percepire questo profumo, ma il profumo proveniva dall'aria, non dal libro, non da me. Lo respiravo a pieni polmoni, ne sentivo un intenso profumo fresco. Vado a dormire, mi addormentai per l'ennesima volta pensando a questa situazione familiare, mio figlio in difficoltà, e allora sognò Padre Pio. Era con me, con i miei figli, con un giornalista e tanti altri bambini su una zattera in mezzo al mare. Il giornalista che gli chiede di mostrarci un segno miracoloso, e Padre Pio si solleva in una nuvola di luce sorridente e fa segno alle onde di alzarsi. In mezzo a quelle onde alte ci siamo noi, che navighiamo, ma navighiamo sicuri. Ad un certo punto le onde si trasformano in una città, palazzi intorno a me, ecco, un sogno particolare, strano. Noi continuiamo a navigare sicuri in mezzo a quella rotta, e Padre Pio ci esorta: salvate questi bambini dai pericoli della massa. Io non intendo immediatamente, ma subito dopo mi dico: ah, ho capito, li dobbiamo salvare dall'indifferenza, dalla superficialità, dal consumismo, cioè dobbiamo educarli a questa spiritualità. Mi sveglio così in piena notte chiedendomi cosa significhi questo sogno per me, che sembra non aver nulla a che vedere con la mia situazione familiare difficile. Una settimana dopo un episodio ennesimo, molto più grave degli altri, un vero e proprio acting out, i nostri rispettivi fratelli, chiamati in piena notte, ci vengono a prendere, ci separano definitivamente da lui. Da quel momento non torneremo mai più insieme.
A casa di mio fratello, al centro del suo lettone che ci aveva ceduto, io prendendo per mano i miei figli, uno a destra, uno a sinistra, tutti e tre impauriti per quello che era successo, recito e faccio recitare per la prima volta a entrambi il Padre nostro. Terminata questa preghiera, mi ricordo che della mia affermazione, del sogno, cioè dobbiamo educarli alla spiritualità, comincio a piangere. Eravamo finalmente liberi, tre vite, le nostre, che non possiamo che definire felici, tutti e tre impegnati per quanto possiamo dedicarci al prossimo. Speriamo allora di saper essere per sempre all'altezza di quanto ci è accaduto. Grazie, grazie a voi, grazie a Padre Pio, per noi, perché possiamo mantenerci saldi nella fede e nella dedizione a chi ha bisogno del nostro aiuto.